Commercio di vicinato alimentare, opportunità per i centri storici e vetrina per il territorio. Questo è il titolo del convegno che si è svolto alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, che ha visto la presenza anche del ministro per le politiche agricole ed alimentari Maurizio Martina. Un convegno che si è aperto con un dato importante per Cesena: più 37% per quanto riguarda gli esercizi alimentari che hanno aperto in centro storico, appunto nella località romagnola, un dato decisamente in controtendenza con quelli che sono invece i dati nazionali. Sindaco Lucchi, 37% in più negli ultimi 10 anni per quanto riguarda gli esercizi alimentari, un dato assolutamente in controtendenza con quelli che sono invece i dati nazionali. Sì, è un dato che mi rende, ci rende credo come città molto orgogliosi. Questa città con l'inaugurazione del Foro Annonario riacquisterà il suo magneto alimentare, ma in realtà è già successa una cosa bellissima: nelle due piazze che confinano con questa, con Piazza del Popolo, hanno aperto negli ultimi 2 mesi battenti 10 negozi nuovi di frutta e verdura, di pizza al taglio, di pesce, e questo è il segno di una città che non si è rassegnata alla crisi, ma che anzi sta puntando con grande decisione sui propri prodotti agroalimentari, che in realtà sono dei connotati identitari di questo territorio. E quindi ecco, il Foro Annonario non ha soltanto portato attività al suo interno, ma anche nell'area circostante, insomma, comunque in centro storico. Guardi, nei centri commerciali funziona così: la parte alimentare nei centri commerciali viene definita magnete. Ecco, il Foro Annonario è il magnete che ha già prodotto un primo risultato, rivitalizzando l'area che sta attorno al foro stesso, ma io credo producendo un risultato del quale vedremo le conseguenze positive nel corso dei prossimi mesi. Diventeremo molto attrattivi, anche perché in Romagna non c'è una struttura con queste caratteristiche, attireremo persone anche da altre parti e non solo da questo territorio, e alla fine ne avrà un beneficio la nostra socialità, dal punto di vista economico anche il resto dei negozi che compongono tutta la rete commerciale, non solo quelli che vendono prodotti alimentari. Nonostante questo più 37%, ci sono ancora margini di crescita? Assolutamente sì, ci sono ancora purtroppo molti negozi chiusi, come ce ne sono in tutte le città d'Italia. D'altra parte il calo dei consumi è ormai evidente, anche in questa città abbiamo 8.000 persone tra persone senza lavoro e cassi integrati, e oggi rilanciare i consumi per una città come la nostra, lo sta facendo il governo nazionale, significa anche attrarre nuovi consumi, per questo parlavo di persone che arrivino anche da altre località. Abbiamo bisogno che i forlivesi, i riminesi, i ravennati scelgano di venire a Cesena, perché è un bellissimo centro storico che oggi è anche un nuovo polo di attrazione. Noi ci siamo dati l'obiettivo di chiudere, diciamo, l'applicazione del primo pilastro PAC, l'applicazione italiana, entro metà maggio. Stiamo discutendo con le regioni e con le associazioni. Io credo che ci siano le condizioni per costruire un piano strategico per l'agricoltura e l'agroalimentare italiano che guardi proprio la programmazione 2014-2020 come alla programmazione strategica, dove l'Italia sceglie quali settori, su quali filiere investire. Sicuramente l'ortofrutticolo è stato ed è uno dei nostri fronti, diciamo, più importanti. Abbiamo anche sperimentazioni straordinarie, esperienze straordinarie, soprattutto in questo territorio, di imprese che si sono veramente ricollocate, infrastrutturate, sia per il mercato interno che per il mercato internazionale. Possiamo compiere un grande passo in avanti. Io adesso stiamo lavorando praticamente ogni giorno con tutti gli attori, vedrete che entro fine maggio, metà maggio, noi presenteremo un bel progetto paese. La questione, diciamo, irrigua, per come l'abbiamo conosciuta in Italia in questi anni, è una delle vere questioni su cui investire, ragionare. Devo dire, siamo in Emilia-Romagna, l'Emilia-Romagna ha storicamente un'esperienza straordinaria da questo punto di vista, ho visto dei progetti, delle sperimentazioni notevoli. E lì ci sono delle risorse significative, parliamo di più di 1 miliardo di euro da investire bene per fare un salto di qualità anche nel nostro sistema irriguo, per cui questa è una delle 4 scelte strategiche che abbiamo compiuto con i PSR. Adesso dobbiamo andare avanti anche con l'applicazione del primo pilastro. Secondo me c'è un punto fermo, irrinunciabile, che per il tessuto imprenditoriale che noi storicamente abbiamo, per la piccola e media impresa italiana anche in campo agricolo e agroalimentare, sostenere le aggregazioni, l'unità, le filiere è la chiave di volta. Noi quando abbiamo fatto queste cose siamo riusciti a fare il salto di qualità. Quando non le abbiamo fatte, abbiamo lasciato anche straordinarie piccole imprese da sole,
e spesso hanno incontrato problemi insormontabili. Quindi mi rendo conto che magari ci sono anche situazioni in cui il processo aggregativo, come dire, sviluppa dei problemi. Non dico che è sempre tutto oro, dico che però se non facciamo questo salto di qualità noi manchiamo completamente uno degli obiettivi che invece dobbiamo assolutamente porci. Non a caso, quando parlo di progetto strategico per l'agricoltura italiana, questo tema dell'aggregazione, del sostegno delle reti di impresa, del sostegno delle filiere, per me è un tema dominante, al pari del secondo titolo che mi permetto di dire, che è la semplificazione, la sburocratizzazione, l'idea di un'agricoltura che viene accompagnata dalle istituzioni, non viene ostacolata. Su questo vedrete che faremo dei passi in avanti. A me sembra molto importante sottolineare l'esperimento che voi qui a Cesena avete la possibilità di vivere con questa esperienza rinnovata del foro e con l'idea progettuale che ci sta dietro. A me pare veramente una delle sperimentazioni più interessanti che ho visto fin qui. E dopodiché il tema dei consumi è il tema dominante che, diciamo, ha coinvolto il governo dal primo minuto del suo lavoro. Come noto, abbiamo compiuto anche delle scelte significative, cioè dire 10 miliardi di euro a 10 milioni di persone, orientare alcune scelte pesanti di politica economica nazionale per favorire il più possibile la ripresa dei consumi, rimettere nelle tasche degli italiani, del ceto medio italiano, un po' di soldi, è un obiettivo che fa i conti anche con le cose di cui abbiamo discusso oggi pomeriggio, per cui noi siamo concentrati lì. Naturalmente nessuno la fa facile, però penso che sia importante avere deciso un indirizzo e perseguirlo con obiettivi molto chiari di breve periodo, perché quando uno si pone il tema delle buste paga di fine maggio, per un governo si pone un tema di breve periodo, brevissimo periodo. Le azioni che abbiamo fatto anche con il governo, che stiamo facendo col piano di prevenzione, sono in realtà l'inizio di un percorso lungo, severo come vero, che in Italia, dato 2013, del nostro osservatorio Waste Watcher, si getta via ancora buono mezzo punto di PIL, 8 miliardi e 7, è tantissimo in realtà. È vero che la crisi aiuta, nel senso che si compra di meno, ma non è detto che lo spreco diminuisca, anzi tutta, diciamo, la distesa di prodotti che troviamo nei negozi, che si viene mantenuta perché siamo abituati a vederne tanti, tutti perfetti, siccome acquistiamo di meno, come posso dire, fa aumentare gli sprechi, nel senso che la possibilità, probabilità che non si venda in realtà è maggiore. Ecco, allora forse l'educazione, la responsabilità, senza essere prescrittivi, cioè dare valore al cibo, un valore economico, un valore commerciale, un valore ambientale, un valore nutrizionale, un valore sociale, un valore storico, culturale, insomma tanti valori, ecco, che ci tornino in testa, perché a quel punto forse sprecheremo di meno e anche acquisteremo in modo più consapevole. E l'esempio di Cesena, così come quelli adesso di Bologna, Mercato di Mezzo, la fabbrica italiana Contadina che inaugureremo nel 2015, sono un esempio di dare valore al cibo, a chi lo consuma, ma anche a chi lo produce. Il consumo alimentare in Italia cala, il 2013 ha avuto un segno negativo sul totale del fatturato, quindi comprese anche le nuove aperture, il dato è stato negativo circa uno 0,5, e quindi c'è un dato che si conferma già da alcuni anni di un calo progressivo nei consumi alimentari. Questo dato si sta confermando anche all'inizio del 2014, quindi conferma quello che ormai tutti diciamo, e cioè che non è più una crisi questa dei consumi alimentari, ma è una trasformazione strutturale dei consumi alimentari. I consumatori sprecano meno, comprano prodotti che costano di meno, fanno una scelta molto oculata sui prodotti a marchio del distributore, scelgono nuovi formati distributivi come il discount. Quindi in generale è cambiata la modalità di approccio al consumo alimentare, e sarà così, io credo, anche nel prossimo futuro, quindi dobbiamo da questo punto di vista attrezzarci. Ecco, qual è la strategia che intende seguire con? La strategia è quella che abbiamo seguito in questi ultimi anni, cercare di portare la massima convenienza possibile ai consumatori nel rispetto della qualità. Noi non vogliamo da questo punto di vista fare passi indietro, la qualità che offriamo ai consumatori è la migliore possibile e la offriamo alla convenienza più bassa possibile. Crediamo di
da questo punto di vista di aver fatto notevoli passi avanti in questi ultimi anni, contiamo di farne ancora, soprattutto portando la convenienza non solo nelle grandi strutture abituali, quali gli ipermercati, ma anche e soprattutto nei negozi di vicinato, e questo che apriamo a Cesena domani ne sarà un esempio.